Non... Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi. Con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Buon Natale, ragazzi! Buon Natale. Fatemi sapere come avete passato la vigilia. E ehm, iniziamo, dunque. Eh, vi ricordo che nello scorso episodio. Purtroppo è venuto a mancare il nostro piccolo Lucifero, e ovviamente quando no, ormai lo sappiamo, o un sim, o comunque un cucciolotto eh, dei sim muore, viene a mancare comunque si presenta a lui, il tristo. Ora, il fatto che sia ancora qui non mi sorprende. Il fatto che stia parlando con Genoveffa e che soprattutto lei gli stia lanciando stocchiata d'intesa invece mi preoccupa moltissimo. Non so di che cosa stanno parlando sti due ragazzi Ma spero che Genoveffa mm, Non stia dicendo qualcosa del tipo Va bene, tristo Allora mi raccomando, venite a prendere mia sorella il prima possibile Così me la tolgo dal pelo, Quella che i capelli rossi, mi raccomando Mi auguro non sia quello ragazzi il motivo Anche perché lui se n'è andato Bene, mi fa molto piacere Dunque È il giorno dopo, e sì A parte lei ad essere felice Quindi evidentemente ragazzi, non lo so non viene frega vampiero, probabilmente, che vi devo dire. Sono tutti un po' tristi, come è normale. Usa interazioni buffe con Cenerentola, va bene. Gioca sotto la pioggia, tesoro, non mi sembra il caso. E quindi sì, cosa vuoi fare? Oh, mettiti a scrivere una canzone. Questo non sarebbe male. Mamma mia, vai a usare, vai. Fatti una doccia. E notare lei, ragazzi, a dir poco sfatta. Lui sta messo così, mi va a lavorare fra due ore. E ha fatto i dipinti al 50%? Quindi, caro, nessun dorma proprio. Per favore, vieni qua. Dai, su. Così mi fai un dipinto triste. Lei dovrebbe fare i compiti, ma ovviamente deve andare a scuola, quindi non fa neanche in tempo. E ragazzi, a dir poco, eccola distrutta. Vabbè, tu ti stai lavando. Oh, dunque, allora. Qua lei sta dormendo, lui è quello che sta messo un po' meglio. Questo se ne va al lavoro fra un po'. Vuole ancora fare fichi fichi, ma la vedo dura, caro. Quindi sbrigati a finire un dipinto. Tu, tesoro, tra poco ti alzi perché... Eppure um, pure qua. Mamma mia, che schifo, ragazzi. Altrimenti la fine è vicina. Quindi dai, su. Canta sotto la doccia, tesoro, così un po' ti pigli. E lui, vabbè, sta... Dipingendo, sto schifo. Giustamente, come eh, mi ha fatto notare Cherry Blossom Channel, eh, quindi è la prima che ha capito ciò che avevo in mente. Ora sai, puoi creare dipinti po' a Ok, va bene, ci fa piacere. C'è un posticino libero da quando Lucifero non c'è più. Chi è? Ho saputo amicizia con Cenerentola. Ma porca pera, dai, ovvio, vive qua. Ehm, quindi, qualcuno, come dire, pensa sia arrivato il momento. È un po' la sua occasione, diciamo, no? Sì, quel bagno fa schifo, a disagio, sì, ti credo. Idolica disgustosa, eh, immagino. Ecco, qui va tutto a schifio, ragazzi, fra ancora due ore. E quindi la nostra è felice perché vuole chiedere ai suoi genitori. Quindi, caro, svegliati. Che abbiamo lasciato ancora tutto. Poi ella dovrà alzarsi e eh, svuotare la ciotola. Sì, no, non te ne fai niente di questo Caro, ti sei alzato? Bene Vieni qua un attimo, per favore Perché lui vuole raccontare una barzelletta mm, Ti pare il caso? Boh Pure lui, ragazza, è felice Quindi forse non gliene frega un pero Racconta una barzelletta rivoltante Perché immaginiamo la figlia Papà, guarda ehm, Quell'impianto idraulico fa veramente schifo E eh, lui, mamma, davvero? Va bene, amicizia con Gandhi Mi fa tanto piacere Tesoro Ehm... Vai a fare una smania di pulizia, perché guarda, è proprio il caso. Questo se ne va a lavorare, ragazzi, e ha completato. Vai a lavorare che credimi è meglio così. E lei, eccola qua, col pancione. Perché sì, ragazzi, la nostra è... In questo episodio parto di là, mamma mia che schifo, eh, ragazzi. lo so, volevo darti le condoglianze, non sappiamo neanche chi tu sia, ma ci fa tanto piacere. Tiana ragazzi, passa d'età fra 5 giorni, come potete vedere, bisogna lavorare di nuovo sulla responsabilità, è aumentata un po' la risoluzione dei conflitti, ma di quella non ce ne frega granché. Cara, hai pulito tutto quello che dovevi pulire? Ecco, direi di no, quindi vieni qua, pulisci con vigore. Qua chi è? Andiamo allo Smanet Show Senti, bella, non, non è il caso Non è proprio il caso Oh, vuoi vincere una partita, tesoro? Perché no? Allora, presenta le 10 sim eh, Te ne mancano un paio, dai Sviluppa la tua abilità di forma fisica Eh, puoi farlo solo oggi, tesoro Quindi io mi andrei poi a riposare Perché, eh, come dire, devi lavorare su questo Quindi fatti poi un pisolino No, 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 guarda, non pulire perché sappiamo tanto che Uh, non fa parte di te, cara. Io non so che dire. Ripara tu qui perché lei deve fare una conversazione importante. Tesoro, vuoi veramente che si trasferisca qui? È questo che mi stai chiedendo? Sì, papà, ti prego. Puoi accontentarmi? Non è un problema, vero? Non fare il lama dai ti prego E lui beh c'è qualcosa che mi puzza qui Dai papà sei un papà moderno Hai lo smartphone Va bene va bene Ok però convinci in cambio tua madre a farmi mangiare un po' di cibo spazzatura Genoveffa non tocco cibo spazzatura da anni Va bene papà abbiamo un fan del tramezzino al formaggio grigliato Quindi non ti preoccupare Sono veramente felice che hai appoggiato la mia richiesta Sta dicendo lei Ma tesoro per me l'importante è vederti felice Capisci? Con quel sorriso ti è tornato proprio il sole. E anche per me visto che potrò mangiare cibo spazzatura, bene, perfetto, basta. Però mi raccomando, fichi, fichi solo in camera tua, va bene? E lei papà, ti prego, non voglio ascoltare questi argomenti. Va bene, ok. In effetti. Allora ci credo, dunque. tesoro. Dicevo prima, in questo episodio assisteremo al parto, io sono emozionatissima. Perché non vedo l'ora, ma ancora una volta ci tengo a ringraziarvi, ragazzi, perché ho ricevuto veramente tanti tanti nomi. Lavora sodo Tu stringi amicizie Va che male non ti fa odio Dovresti lavorare sodo Però studiare sodo Perché eh, Non sei ancora una studentessa da 10 eh, Devi impegnarti cara Devi impegnarti un po' di più Allora Direi che tocca a te caro Parlare con Tua moglie Asciuga tesoro Dai così poi prepari qualcosa E lui verrà qui e dirà Ella tesoro Guarda dovremmo parlare Mm -hmm. E lei, caro, finisco di pulire il bagno Vabbè, approfittane, va, canta pure tu sotto la doccia Ella, tesoro Stai pulendo, sì Perfetto, poi usi anche tu il bagno Ti fai pure tu una doccetta E vai a preparare qualcosa Perché qua, ragazzi, servi il pranzo Fai dei maccheroni, va Oh, la nostra si è svegliata E è in lutto, ragazzi, ovviamente Perché alla fine fondamentalmente... Ella l'aveva sì regalato a entrambe Però è Anastasia Quella diciamo che era più legata A Lucifero Del resto voglio dire giusto lei Allora dunque <coughs> Vieni qua tesoro Scrivi i tuoi sentimenti anzi Dovresti avere ancora No non è vero non ce l'hai più quindi scrivi sul blog uh, Dov'è dov'è Vai Sempre che tu ne abbia, ovviamente. Allora, uh, come va? Dai, che sento che puoi farcela. Alexander, caro. Vieni qui perché dovresti dire a tua moglie. Si è offerto lui di parlare con ella, perché ragazzi, comunque, ella, secondo me, è un po' più chiusa di mentalità rispetto ad Alexander. Perché? Perché lei è una principessa. E quindi diciamo sa che deve La sua famiglia deve mantenere un certo Una certa come dire <ride> Non mi viene la parola Reputazione ecco non mi veniva ragazzi Una certa reputazione uh, Devo parlarti di una cosa Adula Il modo migliore per iniziare una conversazione Sai che sei sempre bellissima vero? Vero tesoro? E lei, ma cosa c'entra, caro? No, perché sai la tua bellezza? Non mi incanta. E lei, devi chiedermi qualcosa, vero? No? Se hai ancora la possibilità di stare lì ore e ore a giocare a quel PC? No, tesoro, capisci? Eh? Allora, quando non piove, non puoi stare quando piove, scusate, non puoi stare rintanato in casa a giocare con quell'arnese lì, capito? Eh? E lui mamma ma tesoro, ma non è per quello. Te l'ho detto che sei vestita divinamente oggi, eh? Senti, guarda, devo mettermi gli occhiali da sole per tutti questi complimenti. Mi stai abbagliando. Beh, ma sei bella come il sole, tesoro. Oh, è sufficiente, meno male. È normale, no? Che ti faccia tutti questi complimenti, vabbè, tutti questi giri di parole, ragazzi, fondamentalmente perché? Perché farà una, pro una conversazione profonda, cui lui gli dirà. Oh mio dio sto per diventare nonna sì, tesoro lo sappiamo In cui lui le spiegherà dai cara Non ci vuole una scienza insomma no Anche Genove eh, fa il diritto di farsi una vita Quindi Laria, che ne dici La facciamo trasferire qui E lei Alexander non lo so Vogliamo far trasferire qualcun altro Sai come la penso Non voglio essere un discorotto ma Un'altra figlia non sposata Che viverà sotto il nostro tetto Dai tesoro La possibilità economica ci sono Ma non è per la possibilità economica eh, se abbiamo capito, Dotto. Ti prego. Non è il momento, dobbiamo essere moderni, tesoro. Pensi che perché abbiamo uno smartphone, dobbiamo consentire a tutto, eh? Vabbè, ragazzi, insomma, Ella non, non è molto ben disposta. Però Alexander ha il modo per convincerla, la fa sentire un po' in colpa. Discuti della pace nel mondo. Nel senso che le dirà: Senti, dobbiamo essere dei bravi genitori? Sì o no? Se sì, abbiamo dato la possibilità ad Anastasia, dobbiamo darla anche a lei. Altrimenti non saremmo giusti, non credi? Oh, va bene, va bene, sta dicendo lei. Ok. Ma esploderà una bomba prima o poi perché questa storia non mi piace, capito? Eh? Non sono un orso, come potete pensare tutti. Né un robot, però. Abbiamo una reputazione da difendere, siamo delle principesse, capito? Sì, vabbè tesoro, abbiamo capito Tesoro, gliel'ho detto, dovranno condividere sì il letto, ma... Anche se si trasferirà qua Ilaria Con estrema, come dire, riservatezza Certo tesoro, questo sì che è un tocco magico, eh, lo so Vai, ripara, caro E quindi la nostra sì, giustamente <coughs> Non vuole Dispiacere a sua figlia e quindi lei verrà qua magari il padre, immaginiamo, no, l'abbia chiamata per farle capire che è tutto a posto. Mi sento presa all'amo, eh, lo so, tesoro, che devi fare la vita. Eh sì. Disperata, ragazzi, disperata. E lei verrà qui e le farà una conversazione personale profonda, le dirà mamma. Mamma, ti voglio bene, grazie. Grazie davvero tanto, lo so come la pensi. Non si vuole una scienza, insomma, per capire che sei una donna di altri tempi Mi stai dando della vecchia? No, tesoro, ci mancherebbe <coughs> Nessuno oserebbe mai Tesoro, non voglio che scoppi una guerra Però devi capire che non siete sposate Falla trasferire qui, ok, sono d'accordo Però dovrete regolarizzare presto il tutto Vedi, non è come una partita di baseball È una cosa seria E io, Genoveffa, per te voglio il meglio Va bene, mamma, va bene. Ti prometto che. Vedi, la nostra relazione seria non sarà come una partita. Vedi, noi scriveremo presto le nostre promesse, te lo giuro. E lei? Oh, ma davvero? Guardate la faccia contenta, ragazzi. Oh, sì, tesoro. Anche, anche Genovetta si sistemerà. Tiana, ragazzi, triste più che mai, col divertimento sotto le scarpe, invece va a lavorare. Speriamo ottenga la promozione, almeno le dà un po' di gioia perché sta ragazza polaccia. E lui qui, tutto fiero. Ce l'hai fatta, caro, hai convinto tua moglie. Puoi essere più che soddisfatto. Allora tu... Scusate, ragazzi, ma... Tu guarda, fai un pisolino e tocca la nostra, alzarsi. Madonna tesoro, sei a pezzi. Non riesci proprio a riprenderti, prendi gli avanzi. E guarda un canale. <coughs> Magari... D'azione, dai. Chi è? Chi è? Oh mio dio, ragazzi, l'aria sta invitando... Ella? No, tesoro, non c'è bisogno perché tra poco verrai qui e potrei parlarle direttamente. <coughs> Però un bel gesto. Ecco che ve lo lì. Addio. Nel senso che magari lei ha mandato un sms, io immagino sta cosa. Per dirle guarda abbiamo la benedizione di mia madre. Anche. E magari Ilaria ha pensato bene, ragazzi, di venire qui a parlarle. O meglio, in realtà Ilaria ha pensato di... Uh, invitare Ella fuori magari no? Per discutere di questa cosa Per spiegarle appunto che lei tiene a Genoveffa Che la loro non è un'avventura Cioè nel senso Non c'è differenza fra L'amore di Sai ed Anastasia E quello di Genoveffa e Ilaria Caro io non lo so Non so che dirti hai un cedimento energetico Dopo l'altro vattene a letto Fatti sto pisolo Ripigliati ma come fai ad avere un cedimento e camminare contemporaneamente? Beh, sonnambulo eh, La nostra, invece L'ha chiamata, perché magari ha detto Guarda, puoi dirle che ehm, Parlerò sicuramente con lei Cioè, mi fa piacere che lei voglia parlare con me E con tuo padre, caro Pensi di tra. Essertela... Cioè, di averla scampata? No Tu lavora sodo, tesoro Questa pure, ragazzi Non riesce a trovare eh, Insomma, un po' di serenità e c'è un acquazzone proprio, vieni qua, cara. Uh, vediamo un po'. Direi di formare un gruppo. Così vi potrete sedere. Quindi allora, mh, azioni, forma un gruppo. Ovviamente con Ilaria. Dopodiché, sarete insieme. Perché questa è una cosa seria, ragazzi. Ne devono parlare. Tesoro, tu dovresti cercare di, come dire, no? Ressa a pranzo? Mentre Tiana fatica per stare dietro alla ressa a pranzo, un hamburger le scivola dalla spatola, ma dai, ma no, no, ma che, ma prendene uno nuovo. Ma che schifo, ragazzi, che schifo. Tu potresti fare un allenamento? Ma neanche a parlarne, vero? Non può farlo durante la gravidanza. Eh, ora vediamo un po' se ce la facciamo. Cara, dovevi sederti, però. Vabbè. Immaginiamo. No, ti devi sedere. Quindi sediti insieme, siediti. <coughs> Sedetevi tutti e due. Ma proprio là col piatto davanti, vabbè. Quindi la nostra sta per, come dire, approfondire il discorso con perché non la conosci? Vabbè, fai una presentazione amichevole. E lei vuole parlare, quindi secondo me... Dov'è, dov'è? Prima di tutto, no, allora secondo me lei non la prende proprio in maniera diretta. Prima di tutto le chiede della giornata. Questa è pure giocosa, E eh, Lei è viva. Eh, le chiederà sicuramente della carriera. <coughs> Penso resterai delusa tesoro, perché insomma, vabbè. E, m... Dopodiché faranno un discorso profondo, una conversazione profonda, perché... Ecco, vuole accertarsi che sia una relazione seria, ecco. Salve, vi ringrazio per avermi accolta, ma figurati tesoro, anche se non è una giornata di sole, ci mancherebbe. Senti, con il lavoro tutto bene? Eh, devo ancora trovare un lavoro. Non preoccuparti. Eh, anche se sei disoccupata, puoi trasferirti. Insomma, Genoveffa con la sua musica guadagna bene, vero, tesoro? Sì, ma caliamo la maschera? Il vostro è un rapporto serio, vero? E lui, tesoro, ma ti pare il caso di prenderla in questo modo? Lui guarda altrove, faccia il vago. Eh, no, caro, non puoi. E lei, ma certo, guardate lei. Mamma, ma che domande fai? E lei, ma certo, signora, ero venuta qui proprio per parlarle di questo. Il nostro è un rapporto serio, io amo veramente tanto sua figlia. Ma perché Ella, ragazzi, ha questi timori? Non, scusate, non c'entra niente ovviamente l'orientamento sessuale di sua figlia. Cioè, eh, sì, è un po' all'antica, ma non fino a sto punto, voglio dire, ragazzi, non è bigotta. Più che altro, è una questione di. Um, sono cresciuti insieme sin da piccoli. Quindi, cioè, sai, comunque. È stata una figura più presente comunque rispetto ad Ilaria. E fondamentalmente la sua paura è che, sapete, magari da ragazzini si vuole qualcuna cosa, poi crescendo ci si accorge di non volere più e si cambia idea. Io amo profondamente spero mi accetterete. Non importa, mmm, col freddo, col caldo, io amo sempre sua figlia, e beh, certo, voglio dire che, che. A seconda delle stagioni, questa è musica per le nostre orecchie, cara. Quindi, sì, ammetto che all'inizio questa relazione mi ha lasciato un po' come una statua. Certo, tesoro, hai ragione, ma puoi trasferirti l'aria tranquillamente quando vuoi. Statue o non statue, bene, mi fa molto piacere. Quindi direi che a questo punto, lei farà una battutina alla mamma. Più che altro no, in modo così. Um, come dire? Scherzoso, no, ecco, racconta la barzetta sui vecchi tempi. L'importante è che non perdete tempo a prendere mosche, giusto? La vita non è una partita di baseball. Certo, ma... ha ragione, è ovvio. Come fai a dargli torto? Sì, tesoro, ok. Quindi a questo punto chiedile di convivere. Basta, parla con tua madre. Vedrai, tesoro, si sposeranno presto anche loro. Sento già le campane nuziali. Siamo reggi dopo. Perché guardi così tua suocera? Sconvolge, eh, lo so, sotto certi aspetti sconvolge anche me Però adesso non perdiamo tempo E chiedile di convivere Accetterà la nostra Ilaria, ragazzi, no? Così, ragazzi, anche Ilaria Entra da far parte della famiglia Solo che non mi ricordavo Avesse un'aspirazione inquietante Perché la nostra vuole diventare un vampiro Famiglia di vampiri, oh mio Dio Quindi sì Inoltre, eccola, anche lei sta col plumbob girato Perché? Perché è un topo di biblioteca Manettona e schifiltosa. Che bello. Due schifiltose in casa. Come se non ne bastasse una. Cara, che dirti. Sei felice? Io lo sono per te, quindi accoccolati E baciala. Oh, guardate quanto sono carine. Oh, promossa a cassiera del servizio alimentare. Due simole in più allora per 20 Simoleon allora 358. Ok, Tiana, complimenti. Bella mia, ti sei persa. Tutti, di tutto e di più, però guardate che belle, lo sguardo proprio innamorato che hanno l'una per l'altra, sono stupende. Allora dunque, tesoro? Io direi che tu, proprio con una certa urgenza, assolutamente basta, no? Non devi fare altro, ok? Devi assolutamente venire qui a divertirti perché è proprio. Gioca smanie di feste. Guarda, vieni qua perché direi di sì. Tu vuoi usare interazioni buffe con tua figlia, va bene Oh, e lui secondo me abbraccia sua moglie perché è felice comunque Che sua moglie abbia accettato Che Ilaria appunto si, si trasferisse, ecco Oh, anche tu vuoi divertirti, caro, perfetto, male non fa Quindi vieni qua e partecipa a parte voi con lo sguardo da triglie, amoreggiate un momento. Però poi, qua. Anastasia, tesoro, direi che il bagno chiama. Lo so, tesoro, tu non riesci proprio a riprenderti oggi. Che dobbiamo fare? Caro, sai che puoi sederti, vero? E puoi partecipare. Sai, mi sento tradito da tua sorella Con quella storia del lavoro Ti prego, io ho appena preso una promozione Perciò non voglio rotture di pere Hai ragione tesoro, fai bene uh, Ok, voi state qua Basta amoreggiare Perché la nostra vuole partecipare Mentre tu tesoro Dovresti proprio andare ad esercitarti Perché il matrimonio è vicino Se poco poco sbagli qualcosa Tocca sopprimere Anastasia. Quindi direi che non è proprio il caso. Esercitati. E ragazzi, sono emozionata perché. Oh. Il parto dovrebbe essere vicino ormai. Tesoro, sei sempre stanca. Mamma mia. Eh sì, ormai ci siamo quasi, ragazzi. Nascerà un maschietto o una femminuccia? Io dico la verità, ragazzi, da una parte, per Anastasia. Vorrei una femminuccia. Perché lei è così, princess. Comunque, no? Però dall'altra, ho già in mente qualcosa. Qualora nascesse un maschietto. Quindi, devo dire che cado bene in entrambi i casi. Ecco, questi stanno qua Ancora ne parlano. Flirta con tuo marito, dai. Eh, quando scoprirai che una futura vampira è entrata in casa tua, tesoro. Altro che la strega cattiva Devi flirtare, tesoro Dai, vai a flirtare Flirta con tuo marito Tu levati sto pesce che uh, non è il caso Che è qua? Ammira le stelle, tesoro, ti prego Compara asciugatrice, certo, come no, ti piacerebbe Tua figlia la conosce, se non conosci tua figlia Vabbè, insomma, lasciamo i giovani in santa pace, ragazzi, eh, direi che è proprio il caso. Quindi vieni qua, tesoro, dormi, mentre tu andrai in bagno, eppure tu te ne andrai a dormire. Perché ora, ragazzi, dobbiamo solo attendere il parto. Quindi, caro, direi che è il caso che vai a farti un riposino pure tu. Perché, ragazzi, il parto è imminente. Quindi. Attendiamo con ansia. Intanto vi chiedo, sulla base dei tratti della nostra Elaria, secondo voi quale sa dovre dovrebbe essere il suo lavoro? Perché io immagino una guru tecnologica, col fatto che è smanettona, un po' una tipa nerd. Quindi sono un po' indecisa. Non lo so. Sicuramente la nostra eh, vive la cosa di diventare un vampiro più come un'esperienza fantasy, secondo me. Proprio perché è così un animo nerd piuttosto che. Perché è malvagia, ecco, questo ci tenevo a dire. Mazza, la responsabilità no a palla, tesoro, complimenti. Basta pure tu, basta. Quindi fatemi sapere se secondo voi il guru tecnologico è la carriera giusta, o meno. Direi che a questo punto ci vediamo al momento del parto. Dal panico di sai, potreste. avrete già potuto intuire che. È iniziato il travaglio di Anastasia, ragazzi. Eh già, quindi è la tesoro. Vieni qua, vai, vieni ad asciugare. Tutti svegli, tutti svegli che sta per partorire questa poveraccia. Tutti, questi due hanno vissuto, ragazzi, una nottataccia. Che non vi dico notte insonne. Quindi vieni qua, caro. Vai qui. Questa dorme. Lei eh, dovrà venire qui per partorire, ragazzi. Perché parto in casa, ovviamente. Questo è un momento dedicato alla famiglia, diciamo. Tutti vogliono assistere al parto. Non che lei sia particolarmente d'accordo, però vabbè. Dettagli, vai qua, caro. Quindi vieni. Ella, cara, ti stai per perdere il parto di tua figlia? Lui anch'io sento del dolore, però è la fame! E lei ti prego, smetti di fare l'imbecille! Eh, ci credo, ragazzi. Eh, in effetti sai, ti prego. Te la stai veramente cercando? E sarà un maschietto, sarà una femminuccia. Io ho già ragazzi i nomi pronti qua. E ripeto, vi ringrazio di cuore per avermeli indicati, suggeriti, come vi avevo chiesto. Tutti con la fame. Ti capisco anch'io, sai, anche io ho là un cuore. Sì, vabbè, è uguale, tesoro. È un maschietto. Anastasia, appena partorito un maschietto, bisognerà dargli un nome quale. E io ovviamente, ragazzi, avevo già un nome in mente. Ovvero Jacques, uno dei topi di... Cenerentola Un maschio Eccolo Patato Guardate lei come lo guarda Oddio ragazzi è la tesoro Si è diventata nonna Oh mio dio sono nonna così giovane eh, Insomma vabbè Mica sei una pischelletta Però vabbè abbiamo capito E ragazzi È nato Jacques Che non è una cosa molto Sì tesoro è È bella no? Come cosa Tutta la famiglia è riunita per assistere al parto Oh Bene tesoro Che meraviglia Dai nutri Allatta tuo figlio Anche se lei Ragazzi non è molto a favore Dell'allattamento Più che altro perché è convinta Di compromettere Insomma no La forma fisica Allattando però anche questo è stato motivo di discussione, con Sai, e uh, insomma bisogna andare incontro ogni tanto, no? Ed è nato il patatoso! Quindi si coccola lo, scusate, non so perché ho annullato l'azione. La nostra, però, secondo voi, ha tempo, ragazzi? Lei ha un, un ingaggio oggi, alle 9, e non è ancora riuscita a sviluppare un punticino di forma fisica. Quindi coccolerà il suo pargolo, anche se è stanca morta? Vi garantisco ragazzi che ha dormito, cioè praticamente ha tutto il giorno. Poi verrà qui e si allenerà duramente ragazzi perché deve fare un allenamento, deve ottenere un punticino di forma fisica. Dov'è qua la forma fisica? Ecco, le manca pochissimo poi. Quindi puoi farcela tesoro. Tu eh, oh, è arrivata la liquidazione, ok, mi fa tanto piacere. Cara, tra poco tu andrai a scuola, quindi io mangerei qualcosa al posto tuo. Fai un pasto veloce, mangiati dei cereali. Sì, la produzione multipla la vedo dura E lui qua, coccola il tuo patato Fai fichi fichi con Anastasia e bacia Anastasia, beh certo Guardatelo ragazzi, sai è diventato papà Ma che meraviglia Oh, che bella notizia ragazzi, che bella notizia, perfetto Caro dovrei pure andare tu poi a, come dire, darti una lavata, no? Perché qua tutti vogliono sbaciucchiare tuo figlio, quindi datti una mossa. Tesoro, io non voglio metterti pressione, però. Ti devi dare una mossa. Allora vai qua, ragazzi. Santa Peppa. Uh, accendi. Mm, quello che ti pare perché. Pop. Va bene la musica pop? Uh, no, qua effettivamente non possiamo fare un pero, cara. Oh, perfetto, giusto. Io, io ragazzi, proprio la più sveglia del gruppo. Dov'è? Qui. Vai, vai ad allenarti. Vai ad allenarti che l'ingaggia li alle nove, vai. Oh, tocca la nonna, ovviamente. Chi è dotto, ti prego? Il circo. Eh, non è il momento. Coccola il nipotino. Oh. Eh, la sei diventata nonna. Chi è che pensa al pannolino sporco, ragazzi? Nessuno, non si sa La culla pensa, mamma mia Qua ne vedrò di puzza per colpa di qualche pannolino sporco E eh, mi pare ovvio, no? Abbiamo pure la culla pensante qua, ragazzi, noi In casa Snow Tutto è possibile E quindi sì, fatemi sapere, ragazzi, se siete contenti per il maschietto C'è chi già mi aveva comunque, diciamo, espresso preferenze Ecco, cambia il pannolino sporco, va, perché non penso che eh, tua figlia e tuo marito, insomma, siano ben disposti in questo senso. Eh, quindi sì. Mm. Ecco, c'è chi aveva già... Cioè, mi aveva già detto, ah, io vorrei tanto una cessna femminuccia, no? Però, ragazzi, non si può avere tutto dalla vita. Ferma! Ferma, corri! Eh, lei perché capirai, ragazzi? Un po' per l'ingaggio. Secondo me, e un po' pure perché comunque... Vai, canta sotto la doccia. Un po' pure perché ragazzi, dopo una gravidanza si vuole rimettere in forma. È magra come uno stecco, ma vabbè, dettagli. Quello se la canta? No, tesoro, vieni qui. Coccola tuo nipote. Cara, tu vai a preparare la colazione perché... Sono tutti affamati qua. Vai, prepara uova alla Benedict. La prima cosa proprio che... Dai, coccolalo tu. Poi toccherà il nonno, vieni qua nonno dai E quindi ragazzi direi che con la nascita del piccolo Jack Noi possiamo fermarci qua per questo episodio Tu ti, sei, ti metti a letto, lo sai che devi andare al lavoro, vabbè dettagli Se l'episodio vi è piaciuto ragazzi vi invito a iscrivervi al canale Mettere mi piace e lasciare un commento Vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i modi per contattarmi La programmazione del canale, eh, le playlist, il link al canale dei miei amici youtuber Insomma trovate tutto ragazzi Quindi ehm, se avete perso per esempio... Cara, ti devi togliere dal pero non so come dirtelo. Vai qui, tesoro, perché tocca al nonno salutare il nipotino. Se avete perso, ecco, dicevo, qualche video, qualche episodio. Comunque andate lì, ragazzi, recuperate tranquillamente. Oh, Stingy Cenerentola, che bello, ragazzi. Quindi, noi ci uniremo ovviamente ad Anastasia, ragazzi. Perché io voglio esplorare un po' con voi uh, ancora un po' questa espansione. Eh, nuovo ovviamente 9 stelle Quindi nel prossimo episodio ci uniremo ad Anastasia Anche perché ragazzi non voglio rischiare di perdere il compleanno del piccolo Jacques Almeno diventare toddlerino. E poi promesso, promesso che torneremo dai fratelli Snow Quindi ragazzi io vi auguro ancora una volta un buon Natale Divertitevi con le vostre famiglie ragazzi Con chiamate, con i vostri amici L'importante è stare bene vi abbraccio forte, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Fatemi sapere, ecco, ripeto: se siete contenti della nascita del piccolo Jack, del trasferimento di Laria. Cosa ne pensate del fatto che vuole diventare una, una vampira? Insomma, vabbè, ragazzi, un casotto. Sul Sul Simmers: E non.